A me gli occhi! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, occhi, occhi, oggi parliamo di occhi. Vi insegnerò infatti a fare in una maniera molto semplice e inaspettata, scommetto, gli occhietti, quelli che si muovono, quelli che si comprano in barattolini o confezioni che vi farò vedere durante il lavoro per fare questi qua che andremo a creare. In pratica quelli che ho usato nella renna fatta di stecche e di caramella, vi linko qui il video. Quegli occhietti tondi e furbetti che muovendosi animano le nostre card, le nostre creazioni, insomma, degli strumenti divertenti di abbellimento, di crafting, scrapbooking e creatività. E allora basta parlare e andiamo a creare i nostri occhietti che si muovono. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri occhietti che si muovono. Per intenderci, questi qui che vi ho fatto vedere nel video della renna fatta con le stecche di caramella, quindi questi qui che vendono in confezioni da 20, 30 a un prezzo moderato, che però non sempre si trovano, impareremo a farceli da soli. Cosa ci occorrerà? Della colla trasparente, io ho qui la Prit, andrebbe benissimo anche la Vinavil o anche l'attaccatutto, un paio di forbicine, una fustellatrice, il blister di una compressa. Devo dire che ormai le compresse non hanno quasi più i blister trasparenti, se ne trovano qualcuno, la Reactin, questa cos'è? L'acido folico, insomma, quando comprate le medicine, da oggi in poi, non compratele più soltanto per malattie, anzi, compratele per creare. E l'importante è che quando spremete le capsule non siate violenti e le distruggiate tutte, ma cercate di schiacciarle con delicatezza. Quindi se avete delle pillole, non vi dico di comprarle, ma se le avete già a casa, recuperate i blister vuoti con cui faremo appunto gli occhietti. Poi ci servirà un cartoncino bianco, ma poco, non tantissimo, e della carta o del cartoncino o nero o di qualunque colore vogliamo fare le pupille, perché facendoceli homemade possiamo fare anche gli occhi verdi, gli occhi azzurri, insomma quello che più ci piace. Cominciamo subito. Come prima cosa, stando molto attenti, e mi raccomando, se siete piccoli non usate le medicine ma usate le Ziguli, che per esempio hanno il blister trasparente, almeno fino a quando le ho comprate io avevano il blister trasparente, e togliete dal retro l'alluminio, non maneggiate medicinali, e con l'unghietta ripristinate la forma del blister. Con le forbicine ritagliamo la circonferenza 1. Ricavati i nostri occhiettini, dobbiamo fare le pupille. E allora prendiamo la nostra fustellatrice e prendiamo i cartoncini colorati. Ok, faremo 2 buchi per gli occhi neri, facciamo anche un bel paio di occhi blu, azzurri come quelli di Poti. Potremmo fare gli occhi verdi, potremmo fare gli occhi marroni, insomma sbizzarrite e fate gli occhi del colore che più vi piace. Okay. Quindi apriamo la nostra vaschettina e recuperiamo i nostri occhietti. Bene, adesso prendiamo la colla, prendete la colla su un bel cartoncino, prendete il vostro occhietto, pucciate il blister e quindi poggiatelo e fate asciugare completamente la colla, così, cioè non muoveteli finché non sono totalmente asciutti. Ok, mentre lo asciugano io ritaglio altri 2 blister, perché voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Ho altri 2 neri, in questo caso voglio fare una cosa diversa, quindi fare l'effetto occhi rossi
in modo che anche possano venire gli occhi, sapete, quando uno è stanco, quando volete fare i mostriciattoli di Halloween, insomma, potete sbizzarrire anche in questo caso la vostra creatività. Ok, i nostri occhietti devono soltanto asciugare. Non appena avranno asciugato, la carica elettrostatica che li porta verso l'alto si sarà sedata, quindi potremo cominciare a scuoterli e farli muovere all'interno delle loro sagomine, che quindi ritaglieremo insieme. Ci vediamo tra un po'. E dopo aver fatto asciugare tutto, quello che abbiamo sono questi tanti occhi che si muovono. E adesso non ci rimane che ritagliarli. Ed eccoli qui gli occhietti tutti ritagliati e pronti per essere parte dei nostri lavoretti. Naturalmente non sono attaccati, vi faccio vedere come si muovono. Guardate, questo è l'occhietto stressato che basterà, vedete, girare per far assumere sempre posizioni differenti, come i normalissimi occhietti che ci sono in vendita. Azzurri, marroni, neri, verdi, stressatissimi. Occhi d'esame, diciamo così, e insomma, sbizzarrite la vostra creatività e divertitevi con questo modo semplice per fare gli occhietti. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Facile, che carini i nostri occhietti di tutti i colori, anche con le venature della stanchezza. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività e la vostra fantasia. Da oggi tutti i vostri pupazzetti potranno avere delle pupille che si muovono. Sicura che non avevate mai pensato al blister come custodia dei vostri occhietti? Io vidi questa cosa su un libro di scuola centinaia di anni fa e da allora ogni volta rifaccio sempre questi occhietti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su. Ma attaccateci gli occhietti e fate così. Sì, sì, sì. Non sono pazza, giuro, sono solo molto stanca. E io vi aspetto sempre sulla pagina Facebook e anche sul mio Instagram. Vi lascio i link qua sotto nel box informazioni. E da quest'anno, più che mai, vi aspetto anche sul blog. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa. Vi lascio qui il link del mio secondo canale dove potremo divertirci a cucinare insieme a me e anche a mio marito Gabriele. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci! Ed eccoci giunti al sorteggio dei premi del giveaway per il quarto compleanno di Arte per Te. Scusate se tremolo un po', ma ho il cellulare in mano ed è un po' difficile. Allora, prendiamo il video. Elimino il mio commento di chiusura giveaway, così non parteciperò. Rimuovi, via. Dopodiché, copio l'URL, che posto qua in alto. Spero si veda, io o guardo una cosa o ne vedo una. Ok, sì, lo vedete. Quindi copio, vado su suadeo.ch, lo incollo, seleziono numero di vincitori, uno è già selezionato e ora vediamo chi è il vincitore. Vedremo chi apparirà qui. Chi è? Non è nessuno! Benissimo, mi tengo tutto io! No, non ha fatto niente. Riproviamo. Oh, Suadeo, io aspetto, ma tu... E non ci dà nessuno! Evviva! Ecco, è arrivato al terzo momento, Pinuccia Ali! Pinuccia Ali è la vincitrice. Allora, come vedete ragazzi, io nei sorteggi, anche quando succedono in ghippi, non taglio nulla. È tutto di seguito, è tutto trasparente. I primi due avevano dato dei falsi negativi. E adesso possiamo decretare che il vincitore di tutto quell'ambaradan di roba è la nostra Pinuccia Ali. Fatti presente, Mama. Fermo amore, un attimino... Un attimino che diciamo che questa signora ha vinto. Pinuccia, scrivimi in privato, dimmi chi sei, sia su Facebook sia su dimmi chi sei sia su Facebook sia su, vabbè, su Arte per Te lo vedo, chi sei anche su Due Cuori Una Cappa, e questi premi saranno i tuoi.
Ragazzi, tutti gli altri non demordete, quest'anno i giveaway su Arte per Te saranno tantissimi, quindi continuate a provarci sempre e soprattutto seguiteci sempre con il solito affetto. Vi mandiamo tutti un grande bacio e noi ci rivediamo la prossima volta. E congratulazioni a Pinuccia lì che si porta a casa un bel po' di roba. Congratulazioni e grazie a tutti per aver partecipato.